Vedo il fumo! Che succede? Che succede? Vedo del fumo nel magazzino del teatro! Vado avanti! Vado a vedere! Vedi arrivare i presentatori! Io intanto entro! Abbiamo immaginariamente, non voleva esserci rigore precisa storico, ma però sicuramente si riferiva a scritti dell'epoca e abbiamo cercato per quanto possibile di rispettare questo. E l'azione è avvenuta appunto con il torrigiano che dalla torre chiama gli artigiani per intervenire sul fuoco, i brentatori, e abbiamo cercato così immaginariamente di ricostruire questi fatti e come allora potevano muoversi i popolani di fronte ad un incendio, ad un inizio di incendio. Vogliamo che in tal caso migliaia di cantoni delle strade non abbiano da lasciare portare via roba di sorte alcuna e usare diligente cura che non sia trafugata o rubata cosa di quel che si sta salvando dal fuoco. Mantova, 19 aprile 1690, Ferdinando Caro. Questa sera noi siamo ospiti dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, la casa editrice Rodorigo Editore di Roma, per presentare il primo dei tre volumi sul corpo dei Vigili del Fuoco, insieme all'Università La Sapienza di Roma, che si è occupata del restauro di tutte le fotografie, diciamo, in quanto tutto il materiale proviene da Capannelle a Roma. Questo più che un volume è un'opera, perché tre volumi insieme creano proprio un'opera. Oltretutto questa è la prima opera esclusivamente fatta in Italia sui Vigili del Fuoco, che parla della loro vita, di tutto quello che è il loro lavoro. 1945. Il comandante alleato visita la caserma accompagnato dal comandante ingegner Conte. In concomitanza col Festival della Letteratura, questa storia popolare dei Vigili del Fuoco dovrebbe essere letta e compresa dalla popolazione, perché il Corpo dei Vigili del Fuoco ha un solo orgoglio di appartenenza, quello di appartenere ai cittadini. Passò. Un immenso e viva salì al cielo. Il caporale riprese la corsa e, arrivato al punto minacciato, cominciò a spezzare furiosamente a colpi d'accetta. Vicende che parlano di una storia popolare e che esprimono la nostra nostalgia del futuro, cioè quello che avremmo voluto realizzare e che affidiamo ai più giovani perché possano completare la nostra opera.